Allora, ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video, vlog, chicchericcio, come vi ho promesso da ieri sera. Siccome non sono riuscita a registrare il video ASMR, vi registro sto video, vlog, mentre vado o in palestra o al centro aggregazione. Adesso decidere un po' cosa fare strada facendo, mentre mi preparo con voi. Intanto mi devo lavare le mani. Questo l'ho già fatto, quindi anticipo il lavaggio dei denti, che non sarà un bel vedere, ma fa niente. Mi lavo lo stesso. Anzi, forse meglio che stoppo mentre mi lavo i denti. Intanto faccio vedere che sto preparando per lavare i denti. Questo mi è solito Colgate e vabbè. E nulla. Io ho messo un po' in posizione un po' ambigua, però vabbè, niente. Ora mi lavo i denti e dopo. Ok, adesso mi sono lavato i denti, tutto a posto, mi do lavo la faccia e poi mi vesto subito, perché non so neanche io cosa vestirmi, però vediamo. Allora, vediamo un po'. Uso il mio solito detergente della Mil Mil, ovviamente, e poi niente, mi lavo tutto il viso, ben lavato e poi mi vesto. A dopo. Allora, eccomi qua, dunque, vi ho lavato già la faccia, vi ho anticipato, anzi vi ho evitato il lavaggio della faccia, tanto lo faccio ogni mattina sta cosa, ma vabbè, quando ho prodotti nuovi ve li faccio sempre vedere. Ovviamente non ci collaboro, perché sono tutti i prodotti che mi compro io con i miei soldi o con i soldi che mi dà mia nonna, quindi vabbè, dettagli, dettagli. E quindi nulla, sono tutti i prodotti alla fine che mi compro io. Tutto lì, tanto per dircene uno, quindi nulla. Allora, adesso un attimo, vado di crema. Volevo mettere questa la Vichy, ma poi sudo, quindi no. Attendete. Metto questa di Nivea, sì, lo so, non è il massimo, ma però mi piace lo stesso, questa della Nivea, vedete? Poi, adesso me la spanterò sul viso qua. Ok, se mi riesci di chiuderla. No, non la chiudo. Sì, l'ho chiusa. Ok, dunque così. Una bella crema di qua. Ovviamente vado a pulirmi un naso, perché penso che c'ho il naso tutto nello sporco, quindi no comment. Non siamo perfetti al mattino, diciamocela tutta, raga. Nessuno è perfetto al mattino, anzi, diciamo la verità, nessuno è mai stato perfetto, solo Dio è perfetto. Quindi è la pura verità. Però va bene così, dai. Cerchiamo di migliorarci, anche se non siamo perfetti. Migliorarci e aiutarci a migliorare. Tutto lì, per quel che si può, ovviamente. A cosa mi riferisco? Alla vita di ognuno di noi? Perché dobbiamo portarla avanti anche quando abbiamo qualche disgrazia? O qualche parente che abbiamo perso? Cioè che ci è venuto a mancare, come nel mio caso. Mia mamma e mio padre non c'è in America. Ma vabbè, lui ormai si fa la sua bella vita, che non è cosa da poco, ma vabbè, con un'altra donna. E vabbè, le mie sorelle ormai più grandi sono cresciute. La più piccola è ancora a casa di mio padre, se non erro. Chloe, se non erro. Correggimi se sbaglio, Daddy. E poi c'è la più grande, che ormai credo che si sia già sposata. C'ha due figli, se non erro. Sì. E si chiama Clay, Haley Kay si chiama. Haley Kay provengono da mio padre, che mio padre è americano, quindi ovviamente, certo. E mia madre era sarda, e vabbè, dettagli, nulla, tutto il tanto per dire, no? Tanto per fare un discorso di senso compiuto. Quindi io in teoria vivo con mia nonna, ma con mia nonna non sto bene, di più, ultra bene, perché lei mi tratta benissimo. E a volte abbiamo delle discorsi, ma come in tutte le famiglie, è ovvio che ci stanno dei litigi, ma si fa subito pace, diciamoci la verità, niente.
Io adesso sono con un'educatrice perché non mi piace stare da sola, cioè amo la mia solitudine, ma fino a un certo punto non sono depressa, però sono in cura perché ho bisogno di stare in cura, altrimenti vado fuori di testa. Quindi anche questo c'è da mettere in conto. O YouTube o voi che mi fate compagnia, ma come si suol dire, se non ho una cosa che mi tiene un po' a bada, mi viene nervoso. Non so come poter fare. Meno male che oggi la medicina ha fatto passi da gigante. Quindi mi sta bene anche così. Ho YouTube, ho mia nonna, ho mio zio, ne ho di gente intorno che mi vuole bene e capisce il mio benessere, o il mio malessere da un punto di vista all'altro. E niente, un attimo. E niente, ragazzi, adesso io corro in camera a vestirmi. E ci si vede dopo, dai, a dopo. Mi vesto. Che ne dite? Decido cosa vestirmi. Allora, nel frattempo, ieri sera mi ho letto un bel libro, ieri sera, tra le 5 e le 4, o le 4 e le 5, una via di mezzo. E, praticamente è bello, ve l'ho già detto qual è il libro, non voglio essere troppo ripetitiva, ma neanche ripetitiva. Quindi mi è piaciuto tanto, è bello. E nulla, adesso come ho detto prima mi vesto. Non so cosa vestirmi, però mi vesto. Penso che mi vestirò. Aspettate se lo trovo. Un attimo solo. Intanto la stanza è bella libera, ho io sto cadendo. Non è molto in ordine, ma va bene lo stesso. Questo è il pantalone che mi devo vestire, questo qua, e in più questa qua è la maglia che mi devo vestire, quindi a dopo. Sì, lo so, è un po' sconcia, però questo è col cappuccio, vedete? Cioè, col cappuccio. E ha le tasche laterali, ha una tasca tutta intera, laterale, comunque, vabbè, niente, a dopo. E rieccomi dunque, nel frattempo mi ho fatto anche il letto, sistemato come potevo io. Sì, lo so, quella coperta dovrei metterla in ordine perché così è veramente una schifezza unica, ma vabbè. Questo è tutto il mio letto bello fatto, alla velocità della luce come meglio potevo. Come suol dire, l'ho fatto un po' alla rinfusa, ma almeno non è scoperchiato né sotto qui né sopra. E nulla, questa coperta adesso appena finisco di tutto quanto, cioè appena finisco di sistemare un po' la stanza, poi anche quella andrà piegata, quella coperta. E nulla, sempre che mi ricordo, perché non è detto, tante volte faccio la pigra e anche mi evito di fare quello che sembra giusto fare, come piegare una semplice coperta, quindi forse me lo faccio adesso, dopo. E anche questa è fatta, ho piegato la bella coperta, il pletti sarebbe, non è solo una coperta ma un pletti. Mi sto facendo venire mal di mare, ma non so come mettervi, quindi dopo questo videoclip andrò o in palestra o al centro aggregazione, non lo so, oppure andrò, come si dire, come appena detto, proprio in palestra. Vabbè, come sono vestita, come potete ben vedere, in scarpe da tennis, aiuto, stavo cadendo, della Nike. Questa specie di, no, questa maglia vestito con le tasche tutte unite ai lati, a mezzi aperti, vedete come sono così. E poi, vabbè, questo laccio che ripiega con questo dettaglio del cappuccio, sì, e nulla. Queste sono le cuciture latte della spalla, tra la clavicola mia e la spalla, e nulla. E questo è quanto. Ho fatto una cipolla un po' shue shue, come suol dire alla napoletana, però a me piace. E niente, adesso sto aspettando che mi venga a prendere la mia amica barra educatrice. E poi però non so, adesso dovrò chiamarla e dirle se viene oggi o se
a qualche imprevisto, non lo so. Casomai mi chiamerà lei. Comunque, tanto vedo il suo messaggio mentre parlo con lei. Cioè, mentre parlo con voi, scusate, niente. Ah, ho dimenticato la posta della palestra. Diciamo sempre, appunto. Aspettate, ragazzi. Allora, qui dov'è la borsa della palestra? Oh no, santo Dio, non è qua, e non è nemmeno qui. Allora dove l'ho messa? La borsa della palestra? È vero, ho dimenticato che mi hanno sistemato l'armadio, perché sennò era una confusione pazzesca, aspettate. Allora, borsa della palestra l'ho trovata, era nell'armadio, di là. Poi il mio giubbotto di Zara, perché questo è Zara, non ci credete? Questo è Zara, vedete? Sì, Zara. E niente, questa è la mia borsa della palestra, questa qui. E adesso dovrei riempire il mio benedetto braccione, la mia borraccia. Sì, come parlo? Già non so più come parlare. Vabbè, niente. Tanto per il mio non so più parlare. Comunque, fino adesso non riuscivo a parlare, chissà per quale motivo. Allora, sto prendendo con la mia borraccetta da portare in palestra. Poi torno a casa, doccina perché ne ho bisogno della mia skincare. E dopo tutto, devo anche continuare a parlare con voi. Mi gratta il naso perché è un pulito allucinante, schifosissimo. Un attimo. E comunque, allora, devo riempire la borraccia. Se no così non ce la faccio. Se ho sempre come faccio davvero. Quanti ce ne stanno altri posti? Io non vedo la mazza, vabbè. Aspettate, mi controluce. Già sono controluce, ma. Penso che l'ho riempita abbastanza. Adesso ovviamente è pronta per, oh, si vede questo, il frullatore. Vabbè, è tutto così, ragazzi, vedetela com'è questo video. Allora, nel frattempo vado a prendere la borsa dalla palestra, controllo anche che ore sono perché vorrei sapere che ore sono in un altro telefono. Le 10 e un quarto quasi, sì. Qua c'è scritto. Si legge la rovescia, ma spero che voi capiate che sono le 10 e un quarto quasi. Alle 11 e 20 o 21, quasi una via di mezzo. Dico sempre così perché tante volte la mia amica educatrice, chissà quando viene, comunque intorno alle 11:20 dovrebbe venire. Questo cavalletto lo sposto di qua, se mi riesci di spostarlo. Ok, lo sposto di qua. Così quando voglio fare un video outfit lo faccio, sia per YouTube che per TikTok. Oggi l'ho fatto, ma vabbè, l'ho fatto un po' da cavolo. Adesso porto il mio giubbotto in sala, che se fa un caldo allucinante, ma poi non fa tutto sto caldo, quindi vabbè. E qui ho il mio giubbotto, la mia bella borraccina e la borsa della palestra, che non so se vado, però penso che ci andrò, visto che oramai ho detto vado in palestra o al centro. Al centro ci vado già poco, ma penso che ci andrò in palestra, non lo so, vediamo. Sono piccoli dettagli, ma va bene lo stesso. Non lo so, sono indecisa se andare in palestra. Forse è meglio che vada in palestra. Già. E poi martedì andrò dritta al centro aggregazione. Per oggi siamo in palestra, dai. Se no già sono troppi giorni che non vado in palestra. E non va bene. Già. Ah, il libro che vi dicevo per chi fosse nuovo del canale. Sto leggendo questo, lo so che molte lo sanno già cosa sto leggendo, ma c'è chi non lo può, magari non lo sa. Questo è il libro che sto leggendo. Aspettate che mi sposto un po' più là.
più comoda. Ok. Questo è il libro che sto leggendo di Lucinda Riley, o Riley, come si dice, non lo so. Romanzo di letteratura d'amore. D'amore, ecco qua. Ambientata a Londra, però alcune parti dicono che sia situata anche andando verso Hollywood. E va bene così, e Hollywood basta. Comunque, questo qua ci sono tante parti che non voglio fare troppo spoiler, ma che è interessato. Se avete una biblioteca o che ne so, una comune libreria, come si suol dire, prendete questo libro perché è veramente bello. A me non si dice, a me sta prendendo molto. Ve lo dico perché è troppo bello, non sto piangendo, chiedo da ridere perché è troppo bello. È di una sfacciataggine questo libro che fa troppa simpatia. Quindi ecco perché mi rende allegra questo libro. Lo sto leggendo già da parecchi giorni. A volte faccio delle pause, ma però poi ritorno e rileggo perché mi fa troppo ridere, troppo ironico questo libro ed è il mio amore, questo libro è troppo bello. Non esageriamo, ma è bello perché è bello, perché mi fa sorridere, mi tiene un po' allegra, dai. Già sono spenta di mio, se non ci penso un bel libro a farmi ridere, oltre alle persone che ho attorno a me, questo fa il tanto, fa in plus. Sul dire. Quindi questo è del 1995, situato a Londra. Già, degli anni 90. Già, questo è quanto. Sì, mi vedo tutta struccata perché ieri ero bella truccata, ma oggi sono struccata perché se decido che vado in palestra, ovviamente non mi trucco del tutto, o proprio non mi trucco per niente. Tanto i trucchi, alcuni trucchi l'ho già testati in palestra, hanno resistito sì e no al trucco, sì e no, cosa vuol dire? Un po' hanno resistito, ma un po' hanno scemato perché sì, mi sono truccata bene, ma non ho messo alcuni prodotti che potevano resistere ancora un po' di più al sudore e allo stress sudorifero. Come si dice? Sì, vabbè, allo stress del sudore, via. E niente. Quindi ho detto, oggi non mi trucco perché tanto se mi tocco faccia e cose in faccia, che cavolo me ne faccio del trucco? Quindi no, alla fine non mi sono truccata e niente. E ho deciso che il resto natura, come si vuol dire, come mi ha fatto in faccia. Tanto vabbè, torno a casa, mi faccio la doccia, parlo con voi, pranzo e poi infine ho nanna, cioè nel senso, o mi addormento un po', oppure mi guardo un po' di video su YouTube, o continuo la chiacchierata con voi. Adesso si vedrà, non lo so. Lo so, potrebbe essere un video un po' noioso mio, ma almeno è più chiacchierata del solito. Ha tante novità. Già. E poi, oggi è 2, mi pare di sì. O primo. Novembre, no, dicembre. Non mi ricordo che cosa sia oggi. Se è primo o due. Boh, sono un po' sbalvolata, scusate ragazze. Aspettate che prendo il telefono di mia nonna, che lei tanto lo usa poco e nulla, perché non lo so usare quasi per niente, per non dire per niente affatto. Sì, oggi è 2 dicembre. Oggi è 2 dicembre, siamo già a 2 dicembre. Ed è lunedì, sì. Se non ero, non mi ricordo più, sono un po'. No, devo andare a guardare, se no ogni volta faccio confusione. Oggi è lunedì 2 dicembre, sì, lunedì 2 dicembre. Martedì domani si vedrà se andrà al centro di aggregazione o meno. Tanto quando mi appare la notifica di WhatsApp vedo se lei è giù o meno. Parlo della mia educatrice. Così almeno stoppo il video e lo riprendo quando torno, però prima di ritornare con la, come si può dire, a registrare il video, mi faccio una bella doccina, mi incremo, mi pettino un po' i capelli, me li sbrigo un po', i capelli, cioè, cerco di dare una bella domata ai capelli perché così sono inguardabili.
Sì, mi lavo sempre, ma oggi proprio ho fatto un'eccezione, non l'ho lavati da ieri. Ieri erano ben lavati, ma oggi sono di nuovo sporchi perché ho sudato ieri. Sapete che quando c'è da fare in casa, sudo come un maiale. Non lo so, sembra che la casa lo fa apposta, fammi sudare. C'è tanto sporco, anche in casa non siamo tanto zozzi, ma quando c'è, come si può dire in gallese, che ne so, mollicchia per terra, cose varie. Adesso qua vedo un sacco di mollicchia per terra, neanche ve le sto a far vedere. Quando c'è tante briciole per terra, c'è da spazzare, da lavare per terra, lavare i piatti, cosa che ancora non ho fatto perché anche sulla tavola. Poi non so se avete visto, ma non ve l'ho fatto vedere perché no. Mi vergogno a farvi vedere la casa con te. Lo so, è real life la mia vita, ovvero è vita reale, ma però a farvi vedere tutto questo sporco che c'è nella mia casa, in casa mia, con i piatti sulla tavola, tutti sporchi da dove c'era cibo avanzato ieri, non è caso, ragazze, no. Anche se avete intravisto qualcosa, evito di farvela vedere. Quindi dico no, prima do una bella resettata alla casa, se non è che l'ha data mia nonna quando ritorna dalla spesa, da dove è andata lei a fare commissioni, perché adesso non c'è, è tornata, cioè, è uscita di casa perché si è andata a farsi delle sue commissioni, però è andata anche a fare un po' di spesuccia. Fate vedere un po'. No, spesa non ne ha fatto, forse è andata alla posta. Credo che sia andata, non ho idea. Tanto sto video lo vedrete o alle 2 o alle 3 del pomeriggio, sempre che riesco a registrare altri spezzettoni di videoclip. E poi li assemblo tutti quanti e cerco di dare un senso compiuto a sto video. Un senso, appunto. Quindi non lo so, ragazze. Sto anche cercando di scrivermi qualcosa, qualche pensiero positivo o che sia negativo sulla mia agenda. Così da cercare di scrivere non solo sulla tastiera del telefono, perché dopo un po' che palle, che nervi, però tento di, come si può dire, di scrivere anche perché mi devo abituare a scrivere col taccuino e penna, perché anche sulla tastiera no, mi dispiace, ma molti dicono, ma vabbè, ormai siamo tutti col computer in mano, col telefono in mano, ho capito, ma se perdiamo la manualità della penna col taccuino non ha senso. Quindi io sono dell'idea di continuare a scrivere anche sul quaderno, taccuino e penna, e buonanotte lì, passa la paura. Perché a me piaceva scrivere, era quando avevo 13 anni che scrivevo su un quaderno, scrivevo e mi piaceva scrivere, quindi non vedo dove sta il problema se devo continuare a scrivere. Quindi mi piace. Mi appassiona la scrittura, non devo fare nulla chissà di che. Scrivere i miei pensieri, i miei stati d'animo, o perché no, anche qualche pensiero per YouTube e poi ripassarvelo a voi, ovvero riferirvelo a voi, però in maniera diversa da come lo scrivo. Cioè, cercare di avere un mio pensiero, come si può dire, un mio pensiero personale senza stare lì sempre a guardare quello che ho scritto, cercando di modificarlo in sotto forma di pensiero filosofico. Non lo so neanche io cosa sto dicendo, ma spero che si sia compreso. Cioè, cercando di non copiare ciò che io ho scritto, ma trasformarlo in una cosa che non sia troppo artefatta, troppo costruita. Ecco cosa voglio dire. Spero di essermi spiegata. Nulla, questo è quanto. Adesso che ore sono? Non lo so, controllo un attimo. Controllo insieme a voi. Aspettate. Le 10:26. Ora parto, ragazze. A dopo. E niente, allora, adesso io stacco il video perché veramente se no diventa. Già mi sento che sta diventando un po' lunghetto, ma vabbè. Spero questo video vi piaccia perché dopo non lo sto chiudendo adesso, lo chiudo e poi lo riallaccio altri clip. Oddio, come si vede curioso questo video? Boh, vabbè, no, nel senso l'immagine del video è un po' sfocatella, un po' come si può dire. Ho capito, l'obiettivo era zozzo ed è zozzo, ecco perché si vede così, ma vabbè, dettagli e niente, quindi ho deciso che
Adesso stacco il video e lo riprendo quando sono tornata dalla palestra, ovviamente. Ecco, ora l'ho pulito un po', sperando che si veda qualcosa di decente. Niente. Sì, lo so, vedete dietro il mio bel sederone, ma vabbè. Quello è sempre così. Già, e niente. Allora, ragazzi, adesso io parto. Parto, si può per dire che parto perché cerco di, come si dice, di chiudere il video e ci vediamo dopo al mio ritorno. Non porto il telefono in palestra perché, raga, preferisco fare attività fisica senza che mi devo disturbare il telefono. Non è che mi disturbate, ma senza distrazioni. Dice, sì, dal caso che a me non palestra, anche lo sì, potrei ascoltarmi della buona musica, ma mi sa che anche in palestra c'è, sì, in palestra c'è anche della musica. È un po' che non mi fa impazzire, ma qualche cosa quando la danno, quando c'è della radio, mi piace, l'ascolto volentieri. Tipo RDS o altro tipo di radio c'è in palestra. Cioè, è nulla. Io adesso non so manco se chiudere o meno, ma intanto controllo della finestra. No, non è arrivata. Come dire, la mia educatrice, ma va bene lo stesso. Allora, ora chiudo e ci vediamo dopo. Al mio ritorno. Volevo lasciarlo in sospeso, ma non fa, quindi chiudo del tutto e ci vediamo dopo, dai. A dopo, ragazzi, ora stacco il video perché altrimenti diventa già, non lo dico troppe volte. A dopo. Allora, rieccomi, sono appena tornata. Non sono andata in palestra perché non c'era il mio istruttore di ginnastica, attività, barra attività fisica, e quindi sono tornata a casa. Ovvero, sono prima andata al centro di aerazione e poi però nulla, ho appena mangiato, tornata a casa, ho mangiato un paio di cracker, uno yogurt, e c'era della minestra, ma quella minestra non mi andava, mi faceva un po' di bruciore di stomaco, quindi forse stasera mangerò patatine con wurstel, che sono buonissimi. E in più, niente, infine, per adesso non ho voluto mangiare altro nulla. No, non sono andata in palestra comunque. Comunque nulla, il pomeriggio intorno alle 3, 4, adesso non so che ore siano, non ne ho idea. Aspetta un secondo che guardo. Da sto telefono qui, un attimo solo, sono le 3 e un quarto, sì, vedete, le 3 e un quarto, e intorno alle 4-5, se non erro, mi devo fare un'altra bella lettura di questo bel librone gigantesco. Cioè, sì, il segno c'è, vedete che c'è il segno della pagina da questa parte qui, cioè. E niente, c'è un foglio che sbuca, come potete ben vedere, un foglio sempre del libro. Questo qua, non so se si vede, sì. E con questo foglio che sbuca, continuo a leggere il mio libro. Niente, praticamente oggi non mi sono truccata tutto il giorno, non mi andava e non l'ho fatto, però aspettate che vi blocco un attimo. Vi dicevo, con questa cosa della mia giornata, cioè non ho fatto nulla tutto il giorno, tranne che mettere a posto i panni con mia nonna, i miei panni e i panni di mia nonna, cioè gli indumenti sarebbero di dosso, compresa la biancheria intima, e il resto niente. Ho fatto qualche piccola passeggiata in macchina, poteva essere bella anche a piedi, ma vabbè, niente. Tanto il 7 di dicembre andrò a farmi le unghiette, già ve l'ho detto. E il viso, potevo farmi anche il corpo, ma a questo punto lo farò entro il prossimo anno. Il corpo, cioè, c'erete viso e corpo e niente. Poi d'estate farò le unghie nuove estive. Questa volta le faccio invernali. Queste sono mezze primaverili, diciamo. Poi vabbè, se ne parlerà in primavera inoltrata.
altri tipi di unghie. Sempre se li però, se non li farò diversamente, perché 30 euro sono tanti, ma per me sono pochissimi, perché io amo le unghie lunghe, belle così, e mi piacciono, ma anche se sono tante, 30 euro non me ne può pagare di meno. Io me le faccio comunque. Già. Ah, ci tengo a salutare, ciao Dani, la mia estetista, ciao. Ci tengo a salutare lei e nulla. E tutto il suo staff del centro estetico. Ciao a tutte, se vedete questo video. E nulla. Io sono qua contenta di fare questo video, che tra poco termino, perché se non diventa davvero troppo lungo. Non lo so, guarda. Qui ho sistemato un po' di cose. Dovrei anche togliere da qui, da questa bella borsa, vedete, e rimettere tutto nello zainetto, perché mi piace troppo il mio zainetto. Sì, lo so, questa borsa qui è bella, perché tanto ci posso mettere tutto quello che voglio, ma lo zaino è più comodo della borsa, diciamo la verità, come stanno le cose. E niente. Io non vedo l'ora di provarmi quelle maschere lì che mi ha regalato mia zia. Sono delle maschere tipo made in Cina, ma sono buone. Non so se sono made in Cina, ma vi faccio vedere quali sono, aspettate. Sono queste qua. Aspettate, che non voglio prendere altro. Allora, questo lo metto di qui. Ok, ce la posso fare, ragazze. Sono queste qua, le maschere. Oddio, cosa ho fatto cadere? Niente. Ok, queste qua sono le maschere che ho intenzione di fare. E sono strabelle. Peccato che non so quale farò. Se prima una o poi l'altra. Vabbè. Tutto a tempo debito, come suol dire. E niente. E quindi, boh, vabbè. Allora, mi sono seduta qua perché c'è più luce. Sì, quello è il mio giubbotto di stamattina. Sono ancora vestita così. Avrei detto che dovevo andare in palestra, ma non c'era il mio. Vabbè, sarei potuto andare lo stesso, ma tante volte non mi dà altri esercizi, quindi non sono potuta andare. Se domani c'è, vado senz'altro. Se no, oggi ormai non sono andata, quindi si fa troppo tardi. Potevo andarci anche oggi pomeriggio, ma oggi pomeriggio lui non c'è. Quindi, vabbè, no comment. E quindi non lo so, ragazzi. Si vedrà domani. Domani è. Oggi cos'è? Martedì, lunedì. Di nuovo ci risiamo. Che non mi ricordo. Oh, ragazzi, sto prendendo colpi. Oggi è lunedì, vero? Sì, lunedì. Domani è martedì. Martedì e lunedì sono con la mia amica educatrice. Mentre. Vediamo un po'. Ti vediamo un po' di fiato. Dunque, martedì sono con la mia educatrice, mercoledì no, giovedì no, insomma, per il resto della settimana sono libera, tranne il lunedì e il martedì. E il mercoledì e il giovedì, come vi ho appena accennato, mi ribadisco, sono libera. Quindi posso fare tutti i video che voglio a stagione, come si può dire, a libera realizzazione di tutto ciò che voglio creare qua su YouTube, tra shorts di video YouTube, tra video lunghi interi, shorts su TikTok, Reel su Instagram, non mi viene in mente, aiuto, dirette, insomma, ce n'è di tutti i tipi che potrei fare. È che io tante volte sono stanchissima. Tra le tutte queste cose che faccio, tutte queste cose che faccio in casa, vabbè, le faccende di casa, voglio intendere, non è che faccio chissà cosa, le faccende di casa, quindi no comment, lasciamo perdere, no, dico lasciamo perdere perché ne vorrei fare di meno, ma in una casa c'è sempre da fare, come si suol dire, però vabbè, niente.
E quindi nulla. Aspettate, ragazza, che mi sta facendo male il braccio. Allora, vi ho messo in una posizione un po' così, in bilico, sperando che non cadiate. Siete sempre, il telefono l'ho messo nella morsa del cavalletto, a tre piedi, che adesso è sigillato, è chiuso, sigillato no, è chiuso, le gambe del cavalletto e niente, comunque, bando le ciance, ciance le bande. Vi ho messo sopra un plaid, sopra il mio plaid. E nulla. Quindi praticamente non so quanto riuscirò a vloggare in questi giorni. Volevo fare un vlogmas di qualche giorno, questi giorni come sempre d'altronde, dove farò anche l'albero. O lo farò fare alla nonna e io guardo e le passo le cose, le passo gli oggettini dell'albero. Perché lei dice che non so fare l'albero. Sarà vero? Non sarà vero? Non lo so. Forse è vero che non so fare l'albero. Se piace lei a farsi l'albero, però lei piace lei a farsi l'albero. Volevo aiutarla, ma lei è di quelle nonne proprio toste che le piace farsi le cose da sé. Quindi io la vorrei aiutare. Dice aiutami, ma poi dice ah, non lo stai facendo bene, lascia che lo faccio io, faccio meglio prima, da sola. Vedete voi ragazze mie, vedete voi che testarda nonna che ho, però vabbè. No, a me non mi sta bene che lei vuole fare tutto da sola. Preferisco aiutarla, ma lotto da anni per fare le cose fatte bene, ma lei diceva bene, già le ha fatte come potute. Ma sotto sotto, naso di Pinocchio. Non so se dire monella o furfantella, perché... Sì, ma scherzoso per dirci che mi piace aiutarla, ma lei si piace a farsi le cose da sé. Le piace a farsi le cose da sola, perché le ha sempre fatte da piccolina, quando era nata, da quando era piccola, proprio dalle 3 di 4-5 anni, e quindi, anzi, iniziando ai 6 anni, e quindi le piace a farsi le cose così. Negli antichi si usava fare tutto già da piccoli. Quindi infatti lei quando era piccolina, se non le davi un qualcosa da fare in mano, tipo, che ne so, tagliare l'aglio, le patate, queste cose così, mi ha raccontato che si metteva a piangere perché le piaceva fare le cose fatte bene. Vabbè, no comment, no, vabbè. Storie antiche di quando era piccola mia nonna, quando era bimba mia nonna. Ma vabbè, lo stesso. E nulla. Come anche i ravioli lei li ha fatti, se l'ha fatto insegnare da madre, molto buono, una cosa squisita. Io le vorrei fare, ma anche quelli le voglio fare, una volta l'ho fatti, ma non l'ho fatti bene come l'ha fatti lei. E vabbè, ma lei ha esperienza, dai, lo so, che mi direte, se hai esperienza imparerai anche tu. Io sto imparando, ma il bello che lei dice no, non le fai bene come le faccio io. Alza le mani, va bene così. Sa che se non li so fare bene, ognuno ha il suo modo di fare le cose e di saper capire come bisogna farli. Poi, se uno non li fa, vabbè, come dice un detto, è vero che il biscotto non tutti vengono col buco, i biscottini rotondi non tutti vengono col buco, però piano piano si impara, come suol dire. Ma va bene lo stesso, dai. Non tutto è perfetto, non tutto esce perfetto ogni cosa, ma se miglioriamo è già tanto. L'ho spiegato anche stamattina e va bene. Lo so, è una cosa non tanto banale, ma alcune cose che ho detto forse alcune sono banali, ma è la verità di quello che dico sempre. Se miglioriamo è meglio. È nulla. Aspettate un secondo. Ok, allora, dunque, pace, santa pazienza, ciao. E quindi, ragazze, che ne dite che adesso chiudo il video? Perché già si è fatta una certa e no, per dirvi a voi che non voglio deviarvi troppo nel video, non voglio farvi troppo annoiare. Ah, un attimo solo che voglio prendervi le scarpe che tanto so che già... Avete conosciuto in tanti anni del mio canale YouTube? Non lo so se siete nuovi o meno, ma vi faccio vedere le scarpe. Ne ho preso una,
Farvi vedere che tipo di scarpe utilizzo di solito. Sono un po' zozzette, però vabbè. Della Nike. Le mie solite scarpe da tennis della Nike, che sono tra l'altro bellissime, le adoro. Sono consumate, straconsumate, ma a me piacciono da matti. E tra poco queste, bye bye, le saluto, perché sono veramente molto, molto, molto vecchie. Ne ho preso una, solo una, per farvi capire quanto sono vecchie queste scarpe, ma hanno fatto sempre la sua bella figurina. Quindi mi piacciono davvero tanto. Una, per esempio, ha i lacci che sono quasi rovinati, non so se si capisce. Sì, sono belli rovinati i lacci. Ma va bene lo stesso, dai, finché mi fanno camminare va bene. Poi, quando si rovinano, ciao, anzi, sono già rovinati, quando non fanno più il suo mestiere, ciao, tanto li devo buttare via appena riesco e comprarne delle altre, vediamo. Vediamo e vediamo. Poi, per esempio, che ne so, appena posso, che imbiancheremo, dovrò sistemare l'armadio da dietro, spostarlo e farlo rattappezzare un po', ovvero far sistemare da qua dietro l'armadio, non qua dentro, dietro proprio l'armadio, dietro, nella schiena dell'armadio, farlo sistemare un po' e darle una... Come si può dire? Farlo diventare un po' mezzo nuovo. Non dico nuovo del tutto, ma dare una tappezzata si può dire? No. Vabbè, lo aggiusteremo un po' per non comprarne di nuovo uno nuovo, perché questo è secolare, è storico, era mia madre, è storico. Quindi è storico per dirvi che l'ho preso, anzi l'ha preso mia madre, l'ha preso quando era a Napoli e poi ovviamente quando è tornata a Napoli. Perché ci hanno portato verso quella casa che vi ho detto su Instagram, se mi seguite su Instagram lo sapete, nel palazzo di Ina Casa, e da lì è rimasto. Poi, dopo che mia madre non fu più stata bene, cioè non stava più bene, di salute ovviamente, l'abbiamo portato qua a casa, in questa casa che non vi dirò la via, ma chi di Palau mi segue già sa dove sapete dove abito. E questa è la casa dove mi sono trasferita. Allora, ho fatto tanti trasferimenti nella mia vita, a partire da quando poi la casa, un pezzo di tetto ne è sceso giù e io, grazie a Dio, il cuoco santo mi ha toccato e sono rimasta illesa, perché non sono andata a dormire nella stanza in cui è caduto un mezzo tetto e tutte le macerie sul letto. Per fortuna una sera ho detto: "Mamma, voglio dormire con te, ti prego fammi dormire con te perché ho un po' paura stanotte", e così ho fatto. Alla fine ho dormito nella sua stanzetta tra nonno e nonna, cioè aveva il mio letto personale vicino a loro, e ho dormito lì. E poi la mattina dopo, quando dovevano andare a lavorare, abbiamo sentito un bel tonfo, ma abbiamo preso uno spavento che non vi dico, e questo tonfo era che era caduto tanto di quella roba sul letto che non vi dico, un pezzo di tetto grosso così. Vabbè, glielo faccio grosso così, ma era più grosso di quello che era. Vabbè, non voglio raccontare perché non voglio che mi succedano altre disgrazie, ma però avevo dovuto traslocare intorno, era nel 98, e poi allora dal 98, che poi mio nonno non c'era più, mi pare, sì, mi sembra sì, al 99, al 2000 eravamo in un'altra casa vicino alle poste. Sempre andando vicino alle poste, dove c'era la security, all'epoca vi erano ancora gli americani, era appena nato quasi YouTube, quindi praticamente, e anche Facebook, eccetera, così via discorrendo. E alla fine è stato così che ho dovuto trasferirmi per questa storia, che la casa non era più agibile, quindi ho detto: o me ne vado qua, crepo in diretta, crepo proprio senza limiti, senza cose, praticamente. Dovevo scappare, farmi le valigie, andare via da questa casa dove sono situata io, che sto facendo il video, e andarmene in un'altra. Sto parlando al passato perché è stato un po' un'angoscia andarmene, perché era la casa dei miei ricordi. Tuttora è stata ricostruita
è stata rifatta, ristrutturazione, eccetera, però alla fine ce l'ho fatta, quindi eccomi qua, nella mia nuova casa. Non vi dico dove sto, ma chi vuole saperlo sa dove sto. Quindi, alla fine cosa ho fatto? Me ne sono tornata a casa, però ci abbiamo messo, mi pare nel 2003-2004, forse nel 2004 sono tornata in questa casa, ero ancora alle medie, sì, alle medie, mi sembra che fui alle medie quando sono tornata in questa casa. Dalle medie, poi continuando sempre a stare in questa casa, allora siamo stati che ho 10 anni, 12, fino ai 14 ero ancora in quella casa in via, vabbè, sopra le poste, non vi dico dove, sopra le poste, anzi affiancata alle poste, e sotto la mia casa dove ci stavo io c'era la sicurezza americana, la polizia americana, che si chiama, come dico io, security. Poi, come dire, la scialpitro sarebbe in poche parole. All'epoca appunto vi erano gli americani, non voglio stare qui a ripetere troppo perché se no non ce la faccio a caricare il video. E dai 14 ai 15 io stavo ancora lì in via sopra le poste, praticamente a fianco alle poste. Erano due bagni, vi erano due bagni, perché dico quattro, non lo so, vabbè. Due bagni, due poggioli, due camere, il cucinino che dava con la finestra di fronte a un cortile. E poi, mi ricordo bene perché ho una memoria fotografica quando voglio, pazzesca. E poi c'era la sala bella, non tanto grande, ma un pochettino. All'inizio c'era, come entrate, come trovate, c'era la porta blindata, e vabbè, poi c'era uno scabozzino come entravi nella porta blindata nell'appartamento dove stavo io all'epoca, ai 13-14 anni, e poi c'era una specie di no, corridoio, sì, corridoio che dava al bagno dove vi era la vasca, vabbè, bidet sanitario, eccetera. A fianco c'era, all'altro bagno dove c'era la vasca, una doccia. Il mio preferito era la vasca, però io, stupida, andavo sempre in quello dove c'era la doccia. Vabbè, perché c'era la lavatrice, per dopo usare tutte le mie, come si dice adesso, la mia skin care, i miei prodottini per lavarmi il viso, eccetera. E vabbè. Cose di noi donne, chi capisce capisce, chi vuole capire capisce. E niente, quindi praticamente ho fatto così i miei primi anni di adolescenza barra teenagers, così dobbiamo dire all'americana, all'inglese, scusate, vabbè, quello che è, comunque. Il mio primo make up è stato alla mia comunione barra cresima, se non erro, sì. Mi è stata regalata una matrioska piccola così, vedete? E poi mi è stata regalata altre cose belle, vabbè, no comment, lasciamo stare. E poi c'è l'altra cosa, non mi ricordo più, vabbè. Comunque tante cose sono successe quando sono tornata a questa casa. Belle, 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 belle. E niente. Questo era tutto. Per questo che vi dico, sono contenta di essere tornata in questa casa e di avere tante cose belle. Per questo non voglio registrare, ma non lo toccherò mai, almeno che non si rompe del tutto, ma spero di no, lo manterrò bello integro finché si può. Ciao! Like, commento, ti metto la campanella e spero che vi sia piaciuto questo racconto un po' per un poco ripetitivo e per un po'. Così che non si capisce bene le cose, ma vabbè, dettagli. Ciao. Like, commento, iscrizione, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Aggiornamento. Ciao. Ti voglio bene, un abbraccio. Grazie che siete così simpatiche sulla mia community di YouTube. Ciao ragazze, a presto, un bacio. Buona festa a tutte se non ci vediamo in tutti questi giorni. Speriamo di sì. Ciao.